10 di febbraio. Allora, un saluto a tutti i miei ospiti in studio, che poi man mano andrò a presentarvi. Ovviamente anche un rapido saluto al nostro forum di genitori, nonni, mamme e papà. Oggi vogliamo parlarvi di un tema veramente molto largo, nel senso che interessa purtroppo la grande maggioranza di chi è genitore, ovvero la separazione. Sempre più coppie si separano, ma soprattutto ciò avviene, sembra, con l'arrivo di un figlio. Secondo una ricerca del 2009 dell'Istat, nel 66% delle separazioni hanno riguardato coppie appunto con figli, quindi veramente la maggioranza. I figli coinvolti nella crisi coniugali sono stati quasi 100.000, 97.000 bambini. Che cosa succede quindi quando arrivano i bambini in una coppia? Perché la coppia scoppia? Eppure si diceva un tempo che in realtà si facevano anche quasi per consolidare una coppia. Allora partirei subito col forum per sentire chi di voi ha avuto esperienze purtroppo legate a questo fatto. Chi vuole parlare? Prego. Ciao. Ciao, chi sei tu? Alessandro. Alessandro. Ah, il mio caso è, rispondo subito alla domanda, è un tema di comunicazione, un tema di affrontare insieme, avere una buona solida base. Il nostro caso non c'era, tant'è che abbiamo deciso alla nascita di Caterina di prendere strade diverse. Subito. Perché quindi già in gravidanza avevate avuto certamente dei problemi. Sì, una cosa che ovviamente ci ha messo tempo, mesi. E per preservare lei, tant'è che la battuta che facciamo oggi è che probabilmente a scuola si chiederà perché tutte le sere vede mamma e papà dei suoi amici. Quindi lei, per lei la normalità è avere due mondi, due case, papà e mamma. E quindi comunque l'avete gestita bene? Sì, devo dire di sì, nei suoi confronti completamente soddisfatto, abbiamo feedback dalle maestre, dalle amiche, dai genitori delle amiche, eccetera, una bambina serena, tranquilla, meno noi, ma questo ovviamente siamo adulti, certo, la gestiamo. Certo, Viviana, Luca, Alessandro, Alessandra, vado per tentativi, Alessandra. Sono io, ciao. Chi ho preso più? Siamo in due. E io ho due figlie, una di 13 e una di 10. Mi sono separata quando erano molto piccole. Perché? Perché ci Ma il problema è subentrato in realtà con la nascita della seconda figlia. Cioè finché... È stato troppo? È stato troppo, secondo me sicuramente c'erano dei problemi prima, ma non venivano fuori. Il primo figlio in realtà è tutto bellissimo, è tutto meraviglioso, è una novità, hai voglia di metterti alla prova. E forse col secondo invece sono subentrati quei problemi di comunicazione di cui parlava Alessandro. Ci siamo resi conto. Secondo te sono questi problemi di comunicazione strettamente legati all'arrivo del figlio? No, secondo me no. Nascono ben più lontano e poi chiaramente si manifestano quando ci sono delle situazioni di difficoltà. Io lavoravo, lui anche, una bambina di 2 anni e mezzo, comunque ho continuato a lavorare, non ho mai smesso. E quindi corri, e io lo dico sempre con una battuta: mi sono dimenticata di avere il terzo figlio. Certo, Viviana, c'era però una Viviana, ecco, me l'ero sognata, no? No, io fortunatamente non sono separata, ho due bimbi piccoli, però io, al contrario della sua esperienza, io trovo che sia il primo figlio effettivamente a cambiare gli equilibri di coppia. Mi ricordo una cosa bellissima che mi disse la mia pediatra. Le portai la mia prima figlia, una bimba di quasi 3 anni e uno di 1 anno e mezzo. E appena nacque la bimba mi disse: guarda, genitori si impara a farli, ognuno sa essere genitore a suo modo, però detto, l'unico consiglio che mi sento di darvi è: una volta a settimana prendetevi del tempo, tu e tuo marito, per voi e per dialogare, perché altrimenti rischia di andare tutto in fascia. E questo dovrete farlo con 1, 2, 3 o 4 figli comunque per tutta la vita. E io trovo che sia in realtà il primo figlio a mettere in crisi la coppia, perché comunque quello che accade ad una donna, per quanto poi i papà possano essere, come mio marito, meravigliosi, cambiano pannolini, si alza la notte, gli cucina, però l'equilibrio che cambia all'interno di una donna, ho visto una bava nella bocca di Silvia, di gelosia. No, è una cosa che secondo me un uomo, per quanto sia bravissimo, non potrà capire. Perciò è un filo delicato questa cosa, e ci vuole anche la bravura del compagno. No, ho visto proprio l'occhio che si illuminava, no, quando ha detto si alza la notte e si sveglia. Si alza la notte. Sì, perché per 2 anni mia figlia, come la tua, non ha dormito
momento però si alzava anche lui, perché io a volte ero sfinita. Si alzava e pensa andava dalla figlia, perché c'è anche chi si alza e non e torna più nel letto, esatto, esce, certo, va a comprare le sigarette. Tu non hai mai pensato più alla separazione però in tutto io questo? Io no, non ho pensato, però mio marito è già separato, forse questo quindi, fa. Certo, tu dici ha già dato. Sì, ha già dato, quindi probabilmente. Anche lui con un figlio, tra anche l'altro. Anche lui con un figlio, sì, quindi succede, esatto, le famiglie scoppiano, poi se ne creano delle altre, insomma, è la famiglia così, si allarga. Sì, si allarga. A proposito di questo, vorrei presentarvi Serena Taglietti, psicologa dell'età adulta e della coppia, e Ilaria Morosini, mediatrice familiare. Buonasera. Buongiorno ragazze. Allora, perché le coppie scoppiano e soprattutto un tempo ci si separava di meno? Un po' per la situazione culturale e sociale dell'Italia, prima appunto non esisteva neanche il divorzio per dire, però insomma... Ma oggi non è che ci sia meno voglia di lottare, meno capacità di lottare, le prime difficoltà si pianta lì magari appunto con uno o due figli. Cosa sta succedendo alla coppia di oggi? Tira, vado io. Ma allora, diciamo che il tema della separazione c'è sempre stato, nel senso che la coppia si è sempre separata. Il problema è che prima non emergeva questa cosa, perché c'era vergogna. Rimanevano in casa, separati, esatto, in casa. Esatto, piuttosto rimanevi decine di anni, anche c'è cioè una situazione pesante, separati in casa, ma la gente non doveva sapere che tu ti eri separata, soprattutto nei paesi comunque più piccoli. Venivi molto additato, e anche perché il ruolo della donna, non dimentichiamoci che in tutti questi anni è molto cambiato, no? Quindi diciamo che vediamo la donna comunque da solo mamma, casalinga, comunque donna che si dedicava alla famiglia, a donna che si evolve, a donna oggi che lavora, che ha anche una famiglia, anche un marito, anche dei figli, ma una donna che può specializzarsi anche nella carriera. Questo ha giocato un ruolo molto importante comunque. Sicuramente, come si diceva prima, in presenza di figli, gestire una separazione ben fatta è tutto a vantaggio, prima di tutto, dei nostri figli, che siamo noi che abbiamo deciso di metterli al mondo, e quindi gestiamoli bene. Ecco, okay? Ma prima di arrivare alla separazione, come si può invece gestire al meglio la coppia? Quindi lavoriamo prima sulla coppia, non siamo ancora arrivati alla separazione. Sì, ok. Mm-hmm. Quindi... intendi dei consigli utili, psicologici, sì, emotivi? Certo, allora in parte è stato già toccato l'argomento dal forum dei genitori. Il pediatra, se non sbaglio, ha consigliato a Viviana, giusto? A Viviana, di prendere comunque uno spazio per la coppia. E questo è secondo me un consiglio molto utile. Allora, l'arrivo dei figli, è vero, c'è un piccolo esserino che dipende psicologicamente e praticamente da noi in tutto e per tutto, quindi è chiaro che non è semplice ritagliarsi degli spazi, ed è bello anche ritagliarsi degli spazi nuovi come coppia con il figlio, questo è indubbio, no? Non è che bisogna fuggire dal figlio per stare bene, tuttavia ritagliarsi dei momenti propri per sé e sicuramente anche continuare quelli che erano i nostri momenti prima della nascita di figli fa bene. Prima di tutto perché consolido quello che è l'amore tra i genitori. Alla fine, per il bambino, vedere che mamma e papà si amano e si vogliono bene è un messaggio fondamentale, no? Vedere che mamma e papà hanno voglia di stare insieme, sono persone, ecco, sono soggetti indipendentemente. A proposito di questo, scusami, sì, mi aggancio a quello che stai dicendo, sì, per presentarvi Carlo Trionfi, che è psicologo dell'età evolutiva. Carlo, a proposito di questo, succede, ad esempio come nel mio caso, quindi porto la mia testimonianza, che invece la figlia non sia così felice di vedere mamma e papà che si abbracciano, okay, mamma e papà che si baciano. Quindi anche noi pensavamo che farci vedere particolarmente felici non è che stavamo recitando, non era Truman Show, eh? Cioè abbiamo anche, a volte abbiamo ancora voglia di baciarci, capita raramente ma a volte succede. Okay. E Viola in questo caso aveva reazioni di grande gelosia, soprattutto nei miei confronti, cioè mamma è mia, non la toccare, non metti giù le mani. Carlo, cosa fare in quel caso? In quel caso si pone una scelta, no? Bisogna che il genitore scelga e possa scegliere fra il bambino o l'altro genitore. È una scelta impossibile, evidentemente, se la si pone in questi termini, non è una scelta possibile. Bisogna però che in ogni maniera il bambino sappia che c'è uno spazio, che è quello dei genitori, che a lui piaccia o no, è uno spazio preservato, e che questa gelosia, che a noi psicologi piace in un certo senso chiamare anche rapporto edipico. È strano che la bimba ce l'abbia con la mamma. La bimba è più legata alla mamma inizialmente. Sì. Comunque si tratta di una gelosia, cioè di un modo che la bambina, in cui la bambina vuole un rapporto esclusivo con la mamma.
Probabilmente piccola, da più grande probabilmente ce l'avrà magari di più col papà. E allora sarò io a mettermi in mezzo, non certo, toccare. Non lo toccare, e lui dovrà dire, certo. No, Camila, adesso buona, sto con Camila. Va bene, chiarissimo Carlo, prendiamo una telefonata, pronto? Buonasera, sono Erika. Ciao Erika, prego. Salve. Beh, niente, io e mio marito abbiamo due bambini, Filippo Leone che ha 2 anni e Leonardo di 3 mesi. E noi siamo una famiglia molto, molto vivace, attiva, molto, molto frizzante. Siamo spesso al seguito di mio marito perché lui è un atleta paralimpico in quanto è in carrozzina in sedia a rotelle. E mio figlio, più grande di 2 anni, vive ancora la sedia a rotelle e la carrozzina come una parte integrante della sua stessa vita, perché ha sempre visto il papà in questa condizione, in questo stato, però e la vive serenamente. Però mi chiedevo, quando ci sarà un'età un po' più che insomma coinvolge un po' più il ragionamento, come magari fargli affrontare e come spiegargli il perché suo papà è in carrozzina. Certo. Carlo, telefonata devo dire bella intensa, nel senso che effettivamente non c'era ancora stata data l'occasione di parlare effettivamente di queste situazioni che purtroppo coinvolgono anche tante famiglie, no? Chi per in un modo, chi nell'altro, però insomma come si spiega la come la vogliamo chiamare, adesso politicamente in modo corretto si dice la disabilità, insomma qualche ostacolo nel fisico, come la si spiega ai bambini? Può essere che non sia necessario spiegarla, a volte i bambini sanno benissimo com'è la situazione, ci sono vissuti in mezzo, si sono confrontati, sono andati all'asilo, hanno visto com'è la situazione altrove, quindi non è necessario spiegare che cosa succede. La cosa su cui è necessario rassicurarli, e mi sembra che in questa situazione non ci sia problema in questo senso, è che il papà rimane come una figura forte, protettiva e specialmente coraggiosa, in grado di affrontare anche le difficoltà nella vita che ci possono essere e di trovare un modo per superarle, e che è in grado di insegnare questo ai suoi figli. Allora, niente di più facile per un padre come quello che ci sta ascoltando, ecco, io credo che di fronte a una disabilità si trova a prendere il toro per le corna e ad affrontarla addirittura attraverso delle competizioni. E quindi mi sembra che questa sia la maniera veramente più migliore per dimostrare ai figli che la disabilità non è un problema, non è necessario giustificarsi, anzi è importante poter essere orgogliosi delle proprie diversità per quello che sono. Però Erika ha ragione, nel momento in cui dovesse arrivare la domanda perché sei in carrozzina, io credo che semplicemente si può raccontare quelle che sono state le vicende reali, possono esserci state degli incidenti, possono essere state delle questioni, e cogliendo l'occasione per spiegare come quella difficoltà è stata superata. Certo. Superata, psicologicamente superata. Dal padre, e affrontata, certo. Esatto. Erika. Grazie. Abbiamo grazie. Risposto? Sì, grazie mille per aver chiamato, in bocca al lupo, ciao. Ciao, noi ci fermiamo per qualche minuto, torneremo tra pochissimo dopo la pubblicità. Intanto vorrei ricordare di continuare a scriverci sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra mail, a chiamarci. Simone Spezia tra pochissimo leggerà i vostri commenti, quindi vi aspetto qua sulla 7D, perché mamma mia che settimana continua, tra poco. I'm gonna want the job. Mozzarella Santa. E rieccoci, mamma mia che settimana, venerdì 10 di febbraio. Stiamo parlando oggi delle coppie che scoppiano, ahimè, con l'arrivo dei bambini. Però adesso mettiamo un attimo in stand by questo argomento, perché invece il nostro Alessandro Di Sarno è andato per strada a cercare di capire cosa fare nel momento in cui il nostro bambino ha un po' di ritardi nella parola. Vediamo. L'ansia della parola, questi bambini da piccoli che non parlano, parlano presto, parlano tardi, voi avete avuto quest'ansia? No, assolutamente no. Allora però ce l'ho per mio figlio che nasce. Sta per nascere? Sì. No. Neanch'io col mio. Ecco, a che età ha iniziato a parlare suo figlio? Ma mio figlio ha 11 mesi. No. Noi non abbiamo avuto queste cose, solo sul maschietto abbiamo avuto un po' questa cosa, sulla femminuccia no. Ho amiche che hanno bimbi che non hanno incominciato tardi, qualcuno non ha ancora cominciato, ma senza ansia.
come mai? Non so, era non tardivo, però non pronunciava bene le parole, eccetera. Mamma mia. I suoi figli a che età hanno iniziato a parlare? Presto, sono stati dei piccoli geni, a un anno e mezzo già parlavano. No, un anno e mezzo è tardi, signora. No, non è tardi un anno e mezzo, no, parlavano proprio bene, mettevano insieme le frasi. Ah sì? Sì. Come mai, secondo lei? Dipende dai genitori, bisogna leggerli molto e parlarli molto. E tanta ansia oppure no? Beh, un pochino sì per la mamma, senz'altro, Parlate sempre tanto ai vostri bambini e vedrete che parleranno presto. E soprattutto la mamma deve parlarli, non la tata che non parla un italiano perfetto. Sì. Mamma. Mamma mia. Però signora, detto tra di noi, prima parlano e prima iniziano a rompere le scatole. Sì, questo è vero. I miei hanno iniziato a camminare anche presto, quindi era un disastro. Mamma mia. Mi sentirei di aggiungere che adesso non è che tutte le tate non parlano l'italiano correttamente, parlano meglio di me di sicuro, quindi insomma adesso invece io farei un bel applauso alla categoria tata. Bravo. Che salva la vita a noi donne lavoratrici che senza di loro non potremmo lavorare, diciamoci la verità. Allora Carlo Trionfi, che fare quando un bambino ritarda un po' nel parlare? Ma dunque, bisogna un po' capire i motivi. Io credo che c'è una forte variabilità nell'età del linguaggio. Ecco, non tutti i bambini capiamo apprendono... Capiamo subito qual è, diciamo, il range di età, diciamo, tra virgolette, normale. Fino all'anno, solitamente, i bambini utilizzano la lallazione. Sì. Non parlano. La. Poi c'è un periodo in cui di solito ascoltano, stanno muti. Un paio di mesi... Che bello! In cui... Se si è fortunati, i bambini stanno un pochino più in silenzio, smettono di lallare perché si accorgono miracolosamente che gli altri non stanno facendo la lallazione, ma forse si stanno comunicando con delle parole. E allora iniziano a capire e stanno lì ad ascoltare e rimangono affascinati dal linguaggio. E poi a un certo punto sembrano esplodere. E questo punto può essere variabilmente tra l'anno e i due anni, non c'è una data fissa, anche perché dobbiamo renderci conto, per esempio, se abbiamo due lingue in famiglia, abbiamo sicuramente un ritardo nell'acquisizione del linguaggio. Se all'inizio di quest'anno c'è stato l'inserimento al nido, o se ci sono stati, per esempio, se c'è stata una crisi di coppia, visto che oggi se ne parla, può essere che questi stress emotivi tendano a tenere il bambino un attimo indietro. Quando no? Allora un genitore deve preoccuparsi? A tre anni, a quattro anni, quando? Allora, io credo che sì, dopo il secondo anno di vita, se un bambino non dice niente, è il caso di farsi qualche domanda. Bisogna però vedere che cosa è successo prima. Per esempio, la lallazione c'è stata... Che è un bambino che riesce a comunicare in qualche modo, riesce a dire qualche cosa. C'era quel famoso aneddoto di quel bambino che a 8 anni, senza aver mai parlato prima, dice: scusa mamma, mi passi il sale? E i genitori rimangono sbalorditi, dicono: il miracolo. E lui dice: no, fino adesso non ho avuto bisogno di niente. Quindi... Ma anche certo. Bisogna vedere se ci sono dei problemi, magari a questo punto portarli a controllare, a vedere se ci sono problemi d'udito, perché questa è una... Anche questo potrebbe essere la sordità, magari sì, non diagnosticata. Direi che si può stare tranquilli. A 2 anni e 4 mesi il mio terzo genito ancora grugniva. Noi dicevamo era l'anello di congiunzione tra la scimmia e l'essere umano. Beh, chiamiamo carini. Ancora il piccione, amore. Bene, per l'acume. Ecco, e poi ci domandiamo amore. Perché crescono i deviati. Ecco. So che Silvia aveva una domanda rispetto a questo. Mio figlio ha quasi 3 anni e lalla ancora un po', nel senso che cioè, dice quasi tutto, ma male. Storpia le parole, non dice alcune consonanti, alcune proprio se le inventa e non le capiamo tuttora. Allora sento dei bambini che invece cioè, parlano correttamente, no, soggetto, verbo, predicato. È normale, la S, la Z, la P sono la T, alcune la R è terribile per alcuni bambini. Se dice il pezze va bene. Però fino mi chiedevo ai 5 se... anni non è un problema. 4-5 anni di solito si sistemano i difetti di pronuncia. Quindi. Ma noi dobbiamo cioè io mi accorgo che tendo a dirgli non si dice così e gli ripeto la parola. Gliela ripeti senza dirgli non si dice così, okay. Dici invece del pezze, al pesce, ecco, ah, okay, un rinforzo positivo. Credo che sia bene non frustrare
la sua competenza comunicativa, cioè lui vuole comunicare una cosa e usa il linguaggio per comunicare. Se riesce a passare il messaggio, ok, il risultato è raggiunto e questo glielo dobbiamo riconoscere, dopo lo correggiamo. Quindi è sì, ok, bravo, ho capito, si può dire meglio in questa maniera qua. Questo è un po' il messaggio. Quindi la mia tecnica, Viola, non ti capisco, ridillo, non va bene. Ma perché no? Ma non se non hai capito proprio, se poverina. No, ma lo faccio apposta magari quando mangia col boccone o col ciuccio. Vabbè, ecco. Quando no, parla se, lei, se tu sai che lei è in grado di dirlo bene, certo, fai bene ad aiutarla. Ti ricordo che tua figlia parla correttamente. Era uno di quei bambini che mi hanno messo in crisi, scusate, ma... Cioè, che mi hanno fatto venire delle paranoie mostruose. No, ma è assolutamente la norma, si sa, si dice... che le femminucce di solito sono un pochino più avanti. Simone, non so se tu hai recuperato come maschio. Hai recuperato? In che senso? Allora, a parte gli scherzi, so che sono arrivati tanti commenti invece sull'argomento che stavamo trattando prima. Sulla separazione, ecco. Sì, c'è Giorgio che scrive da Catania e dice: giusto l'altro ieri ho chiuso le pratiche di divorzio con quelle che posso... orgogliosamente definire la mia ex moglie. Quello che posso dire è che le coppie finiscono quando arrivano i figli, perché i figli sono la classica goccia che fa traboccare il vaso. Vabbè, ma qua chiaramente i problemi c'erano da prima e i figli sono bravissimi ad evidenziare questi problemi, dice. Io una storia in controtendenza, la mia storia sta andando a rotoli, ci scrive invece Daria, e l'arrivo del bimbo l'ha salvata. Sarà il classico schema secondo cui se una storia è in crisi si deve fare un figlio. Fatto sta che l'amore per lui è servito come collante tra me e il mio uomo. Ora spero che la nostra storia duri a lungo. Io vorrei conoscerli, quelli che... Ecco, io invece avrei una domanda per Ilaria Morosini, perché sentivo che si parlava prima della questione coppia all'antica, coppie moderne. Allora, la mia domanda è questa: non è che il modo all'antica, a sentire anche i racconti dei nostri nonni, è il modo in realtà per salvare la coppia alla fine? Perché poi si sta insieme forzatamente, però dovendo trovare un metodo di convivenza si tiene in piedi la coppia comunque, anche se ovviamente, perché poi dopo i figli necessariamente la passione come dire da adolescenti non c'è più evidentemente, e si tiene in piedi la coppia in quel modo. Allora, a mio parere dipende ognuno di noi che concetto ha di coppia, nel senso che se tu pensi che la coppia debba rimanere insieme per forza tutta la vita, qualsiasi cosa succeda all'interno è un grosso compromesso che tu devi fare con te stesso, perché comunque riuscire a sopportare, per così dire... Però i compromessi hanno varie gradazioni, cioè non ci sono compromessi necessariamente completi. Cioè, esatto. Diciamo, così. Diciamo che se il tuo compromesso, per riagganciarmi un po' a questo caso, è il fatto di continuare per tutta la vita obbligandoti, diciamo, a vivere di fianco a una persona che comunque non la reputi una persona ovviamente giusta per te, ma perché non condividi emozioni con lei, capisci che è un grosso compromesso dover andare avanti a vivere per tanti anni così. Certo è che comunque dei compromessi ci sono in tutte le coppie, o meglio, se vogliamo far andare bene la coppia, è logico che dobbiamo trovare dei compromessi, però sono compromessi comunque che sono quelli che ci fanno vivere bene. Magari non è la soluzione ideale, ma è quello che ci rende comunque felici nella nostra famiglia. Perfetto, okay. Grazie mille. Simone, grazie. Qualche altro messaggio, no, commento? Su questo tema, di questo tema, però vorrei ricordarvi che torneremo a parlare nello specifico di questo tema di famiglia allargata, di genitori separati, domenica sulla 7 in diretta. Mi raccomando, ricordatevi, l'orario è cambiato, siamo alle 14, quindi vi aspettiamo lì proprio per esplorare questo argomento, perché ahimè tanto c'è da dire su questo su questo argomento. Detto questo, adesso siamo arrivati a una nostra rubrica fissa che io amo molto, che è quella delle nostre tre mamme. Eccola. Adesso, ti ho fatto firmare il consenso, metteremo questa strisciolettina qua, che è una strisciolettina di Gard con un che libera prostaglandine. Sì, adesso inizia un po' la paura, l'ansia. Magari adesso da un momento all'altro inizio a sentire dei dolori atroci e Alessandro non c'è, soprattutto. O passate le 24 ore se non succede nulla, si passa una perfusione con l'ossitocina. Oppure l'altra alternativa, si rimette un altro dispositivo intravaginale per l'altro. Quando si è messo la giacca per andare, devo dire che un po' di panico c'è, anche se in realtà
non è che lui possa fare molto, però già averlo, sapere di averlo qui vicino comunque aiuta. Può succedere tra qualche ora o può succedere stasera, stanotte, non lo so. Buongiorno. Buongiorno. A due settimane. Good morning. Buongiorno. Di buongiorno a nonno Tom. È molto diverso dalla foto che ci hai mandato quando è nato. Sì, lui comincia ad assomigliare molto a James quando era piccolo. Rhett non sta bene e James aveva di nuovo la tosse la scorsa notte, così li ho tenuti lontani da Matthew. Quando Rhett starà meglio, potrà dargli il latte lui. Una volta a notte, così potrò dormire 5 o 6 ore di fila. Quindi sarà tutto più facile. Io dico che a Matthew interessa solo che gli diate da mangiare quando ha fame. Allora, ho parlato con il dottore. Praticamente mi ha detto che ti devo far arrabbiare, che ti devo stare addosso, che praticamente... Ma smetti, no. No, a te che sei a posto. È da tanti anni che voglio una mia famiglia, voglio farmi una mia famiglia, voglio un figlio, quindi sono prontissima, non sono spaventata all'idea, anzi. Adesso parliamo con tua mamma, con mia mamma, perché ha detto che hai bisogno di una figura femminile in questo periodo qua, data la tua sensibilità, 1,82 m di sensibilità. Sono i problemi quotidiani che magari adesso ne risento un po' di più. Io ho già detto al lavoro, ho detto che fino al 15-20 febbraio non voglio sapere niente. È tutto a posto, la rata dei mobili l'ho pagata, i multe le ho pagate. Il desiderio di vederlo è fortissimo. Voglio vederlo, voglio abbracciare, voglio diventare mamma a tutti gli effetti. Abbiamo visto come Michelle si sta rivelando una mamma particolarmente ansiosa. Settimana scorsa era il freddo, non usciva di casa perché aveva paura di far prendere freddo al bambino. Oggi è, secondo me anche un po' a ragione, tiene la famiglia isolata perché influenzati. Allora, Serena, vorrei chiedere a te quali sono le ansie più frequenti delle neomamme, anche quelle giuste da quelle sbagliate. Mm-hmm. Nei primi mesi di vita del bambino, sì. Immagino, no? come sì, abbiamo diciamo visto i primi per sei la mamma. Mesi, sì, i primi sei mesi. Allora, nei primissimi mesi, proprio anche nei primi giorni all'arrivo a casa dopo l'ospedale, un'ansia molto frequente che si manifesta in maniera molto più accentuata e problematica, soprattutto nelle mamme che iniziano a manifestare qualche sintomo di depressione postpartum, è la paura di stare da sola con il bambino. È come a dire che la mamma non sa se è all'altezza o no di stare da sola con suo figlio. In questi casi si sente poi dai racconti delle mamme che poi vengono da noi in terapia per un sostegno, è necessario una persona che stia lì con loro in quei giorni, anche se non fa nulla, anzi meglio se non fa nulla, una persona che si sa che c'è, che è lì. Che può essere la suocera, la madre, una tata, sì, esattamente, una sorella. Sì, esattamente, una persona che però c'è. Quindi e che fa sostenga bene. La madre, non sì, il bambino. Che sostenga la mamma, sì. Ricordiamolo sempre, sì. È importante, i primi 3 mesi essere per la mamma, il bambino certo. Va avanti. Il bambino va avanti, sì, sì. La mamma, se non in casi estremamente gravi, riesce a provvedere a quelli che sono i bisogni primari del bambino. Però, ad esempio, in questo caso, Michelle, secondo me, ha avuto... non la chiamerei un'ansia, cioè io sì, lo trovo giusto che lei... Una misura preventiva, una certo, misura sì. Che con l'influenza che sì. C'è in giro così tosta, una bambina di qualche settimana sì, sì, l'avrei sì. Protetta anch'io, è giusto o no, secondo voi? Sì, ma fa parte sì. Della cultura poi più esatto. Anglosassona, questa qua della paura di diffondere i germi, di tossire così, è una cosa culturale. Sì, alla sì, quale Silvia, tu sei diciamo che se... Sapevo che mi avresti chiamata. No, ma tu io sei addirittura... una molto, molto attenta a queste cose. Sì, sì, io sì. Non dico ipocondriaca.
No, ma diciamolo. Però, diciamolo, non, diciamolo. Ecco, Quando è nato mio figlio mi dava fastidio, per esempio, è nato a fine marzo, mi dava fastidio che la gente che veniva a trovarmi in maniera molto carina, sì. Soprattutto li vedevo, non so, raffreddati. Non volevi che io toccassi, no, ma io trovo che sia una cosa tremenda da fare con un neonato. Cioè, perché comunque possono portare germi. No, l'altra soluzione, che è quella che io prediligo, è sbatterli tutti in una stanza, così si ammalano, se la fanno tutti e ti sei liberato del problema in una volta sola. I bambini, perché tu ne hai tre, ricordiamo, sì, l'ho esatto. capito, però lei uno ne ha e uno lo vuole preservare. Sano, lo voglio sano. Tanto prima o poi se la prende. Papà, mamme, chi è più oppressivo in casa vostra, voi o le mamme? No, più le mamme, credo. Tu sei più... No, io assolutamente tranquillissimo. Mi sembra anche perché credo che ci sia una struttura di base per cui il bambino poi pian pianino si fa automaticamente i suoi anticorpi, bello tranquillo, ed è giusto che si pigli le sue robe quando deve prenderle, per cui raffreddore. Anche dal neonato? Beh, dal neonato credo ci siano dei termini e degli spazi in cui per forza di cose deve stare riguardato, però secondo me prima esce, va a vedere anche soltanto il mondo, annusa l'aria, è il massimo. Cioè, più input prende, automaticamente... Dicevo, poi a Milano basta poco portarli fuori. Io, le prime settimane, anche io ero attenta, ma poi li portavo sull'autobus tranquillamente. Tanto comunque le devono prendere. E più gli si sta lì addosso a tenerli in casa o non li porti al nido perché ho paura che prenda le malattie, tanto la materna le prenderà e te le ritrovi comunque in casa. Va bene, allora, avete capito di che cosa stiamo parlando? L'argomento si infittisce, il nostro mistero si infittisce. Vi aspetto dopo la pubblicità, perché mamma mia che settimana continua, tra poco... Mozzarella Santa. Venerdì 10 di febbraio, ultimo giorno della settimana insieme con Mamma Mia che settimana. Tanti messaggi stanno arrivando, tanti commenti, quindi voglio sentire da Simone Spezia quali sono. Allora, Tiziana, suppongo, si firma Tizi, dice: io sono come Ischel, tengo il mio bimbo lontano da tutti per evitare contagi, scusate ma in questi primi mesi è così, dopo tutto il bambino è mio, me lo gestisco io, so che col tempo comincerò a lasciarlo più libero. Ma sì, io sono abbastanza d'accordo. Insomma, e per quanto riguarda invece la separazione, ci scrive Veronica. Allora, i bambini fanno crollare la passione residua dei rapporti e poi qua inizia ad ipotizzare un qualcosa stile regina d'Inghilterra. Per non separarsi bisogna essere ricchissimi, avere un sacco di tate, puericultrici, tutor che tengono i figli al posto nostro, lasciandoci dell'anidiata solo ciò che è bello, come i sorrisi, il gioco e la crescita. Sì, ma il problema è che non c'è puericultrice che ti possa ridare la libido che hai perso. Questo e quindi qua è un beh, proprio... dipende... o dipende... tuo marito si fa la puericultrice. Esatto, appunto, dipende dalla puericultrice. Prima regola dell'assunzione di puericultrice o d'aiutanti, cesso. Sì. Devono essere impresentabili. Qualcos'altro? Questo è quanto. Va bene, allora invece adesso vi voglio far vedere, dato che non poteva essere qua con noi oggi Lorenzo Fantini, che lo conoscete, è il nostro chef di riferimento, ci ha registrato un piccolo contributo su qualcosa di molto goloso. Guardiamolo. Allora Camilla, per oggi ho pensato di proporre una prima colazione alternativa adattissima al sabato o alla domenica mattina, per consentire così a tutta la famiglia un ulteriore momento da trascorrere intorno al tavolo, divertendosi con un sacco di ingredienti con cui fare un buffet ricco di proteine, vitamine e sali minerali. La cosa è molto semplice, si tratta di riempire il più possibile di colori e sapori il nostro piatto, cominciando dai cereali che possiamo trovare in forma di fiocchi come i fiocchi di avena, in forma di cereali soffiati come per esempio il farro, del muesli croccante, dei cornflakes con il cioccolato e poi frutta di stagione, frutta secca, mandorle, semini, yogurt e latte, con cui andare a comporre a buffet più volte a ripetizione, che non fa mai male, soprattutto la mattina presto, delle ciotole che ci faranno veramente, ci consideranno il pieno di sana energia a base soprattutto di carboidrati, di proteine, di vitamine e di sali minerali. Naturalmente, per qualsiasi dettaglio o informazione ulteriore, vi rimandiamo a scriverci al nostro sito, dove potremo entrare poi nello specifico su tutte le questioni che trattiamo in questi giorni. Per adesso vi saluto e buona serata.
Grazie, grazie a Lorenzo Fantini che salutiamo. Non ho visto, ragazzi, ha messo il Kerry anche in questo... Scherzo, Lorenzo, ci manchi! Scherzo, dai. Insomma, si fa anche per tirarci un po' su, perché sennò, ecco... Laura Sidoti, come glielo spiego? Che cosa? Oggi, una domanda che aleggio in tutti i forum nostri. Perché non posso dormire nel lettone con voi? Allora, premesso che... Perché non ci sei, non c'è posto, non ecco, dormiamo. Bisognerebbe aiutarli fin da subito a dormire nel proprio letto per il bene nostro e del bambino. Ma se ormai la frittata è fatta, come rimediamo? Allora, la parola d'ordine di tutti è: creiamo un rituale, gli leggiamo la fiaba, li mettiamo nel letto, gli diamo un bacio, gli auguriamo buonanotte, giriamo i tacchi e via. A casa nostra ha sempre funzionato benissimo, perché io e mio marito, alleati fin dal primo momento, fino al terzo mese, noi siamo due seguaci ortodossi del metodo fate la nanna, e qui si aprirà al cielo, per probabilmente consigliato da un'amica, Silvia, dal cuore tenero, che mi aveva detto: guarda, mi dicono che funzioni benissimo, ma noi non abbiamo avuto la forza di farlo. Quindi, talebani o meno che siate, due sono le regole: quello della, sempre della coerenza fra i rituali seguiti tra mamma e papà, e quello della regolarità. Non è che una sera lo addormenti alla tetta, il giorno dopo nel letto, un'altra volta in macchina, eccetera. Ma io ho paura del buio, che arrivino i fantasmi da sotto il letto. Risposta: andiamo a cercarli, questi inquini muniti di torce, palette per le mosche, quello che avete, iniziare a frugare ogni angolo della casa. Vedrete che con un po' di tempo, piano piano, ripetuto ogni sera, la paura svanisce, perché in realtà i bambini hanno bisogno di sentire che le proprie paure sono... Non basta dirgli non esistono? No, non esistono, direi, dormi? No, a me non funzionava. Se proprio uno dovesse avere paura del buio, a quel punto gli mettiamo una lucetta di quelle piccoline che si trovano dappertutto. Un altro classico: ho fatto un brutto sogno, posso dormire con voi? Arrivo, mi raccomando, siete voi che andate dal bambino, non il bambino che viene a noi, se no non ce lo leviamo più dal letto. Accarezziamoli, rassicuriamoli, facciamo vedere che sono nel loro lettino con il loro sacchiotto, eccetera. E semmai poi il giorno dopo dobbiamo, questo è una cosa da fare, aiutarli a riaddormentarsi da soli. Tutti noi abbiamo delle piccole apnee notturne che ci portano dei micro risvegli, solo che non ce ne rendiamo conto e ci riaddormentiamo. Nel bambino addormentato in maniera non corretta, questo risveglio dopo chiaramente lo porta a essere spaesato. Semmai una cosa che può aiutare, dicono, anche di raccontare i nostri incubi, il fatto di aver avuto dei brutti sogni noi. Chiaro, non prima di andare a dormire: ah, ma sai che anche ieri sera ho sognato che c'era uno zombie che vomitava sangue e mi rincorreva. Ecco, quello no. Un altro momento, semmai, è quello: addormentati con me. Conosco genitori che stanno tipo fakiri per 20 minuti in attesa, tenendo la manina del bambino, cui però questo qua si risveglia, se non trova il papà sempre lì, che cosa fa? Quindi semmai meglio il solito rituale che aiuta a rielaborare quello della fiaba, i sogni e le paure del bambino. Conosco, lo dicevo anche l'altro giorno, una bimba di 9 anni e mezzo che ha ancora due paure: quella di essere rapita dai ladri. Perché? Perché la babysitter, ecco, la salutiamo Mary, le fa vedere i telegiornali. Quindi mai esporre i bambini ad eventi di cronaca, perché non sanno capire che quello si tratta di un piccolo caso isolato, non capiscono la relatività. Rispetto a questa cosa vorrei aggiungere, se non soffoco di tosse nel frattempo, vorrei aggiungere che io mi ricordo ancora traumatizzata la storia di Alfonsino. Oh, 1900... mamma, sì. Alfredino, Alfredino. Non fate vedere ste robe. No, no, è terribile. Io 30 anni dopo ancora me lo ricordo. Quindi non esporre senza filtri, va detto, chiunque si prenda cura dei nostri bambini a fatti di cronaca, non lo possono sapere. La mamma comunque l'ha provata tutta per convincerla, la persuasione, il rituale del libro letto assieme, l'ha portata persino da un neuropsichiatra. Sai che cosa ha funzionato? Dirle: guarda, in realtà se uno vuole bene ad una persona deve mettere il suo bene prima delle nostre bisogni e delle nostre egoismi, unito a un bel no. E quando ce vo, e lei ha smesso, ha detto: mappete, se la mamma deve star bene deve riposare. Quindi una volta deciso di cambiare abitudini, non torniamo indietro, non stancarsi di ripetere, dice la mia amica Antonia, che ogni animale, anche noi uomini, ha la propria tana, il nostro è il lettino. Oppure un'altra mia amica adotta la tecnica: guarda, le mamme e i papà la sera hanno tanto bisogno di parlare, l'unico modo e momento in cui lo possono fare è quando sono nel letto. Se no, c'è un'altra mia amica ancora, la Bettona, che quando il suo marito è in trasferta annuncia i figli, pannolinati o no, ne ha 4, tutti nel lettone stasera, harem. Va bene, ecco. Quindi grazie mille Laura Sidoti. Prego. Problema, ahimè, che tocca un po' tutti i genitori, quello del lettone, perché piccoli o grandi, o che tu vada da loro o che loro arrivino da te, perché hai tolto le sbarre del letto. Questa è una roba, Silvia, che per anni ci si tira dietro. Pronto, telefonata, chi c'è? Sì, buongiorno, sono Nicole e chiamo da Torino. Ciao Nicole, prego. Volevo chiedere pediatra o psicologo. Ho un bambino di 6 mesi e circa da 3 mesi, quando è nervoso,
chiude e apre l'occhio sinistro più frequentemente rispetto all'occhio destro. E questo fa anche quando è tranquillo ogni tanto. E nostra pediatra dice che non è niente, invece la mia paura è che potrebbe diventare un tic. Beh, paura devo dire anche giustificata, no Carlo? Sì, sì. Probabilmente si tratta già di una forma ticcosa, ma questo non vuol dire che non regredisca. Cioè a quest'età, specialmente nella primissima infanzia, con i bambini neonati, è abbastanza normale che il corpo esprima direttamente quelli che possono essere anche disagi, piccoli disagi interni, momenti di tensione, e quindi di solito quello a cui bisogna stare attenti è per quanto tempo dura, cioè per quanti mesi questo sintomo può andare avanti. Dopo 6 mesi in cui questo sintomo va avanti, allora è necessario iniziare a preoccuparsi. Però io credo che per il momento, avendo già consultato la pediatra, effettivamente si può mettersi in osservazione. Forse si potrebbe consigliare, di solito la ticcosi è legata anche a momenti o di piccolo stress o anche di fatica, affaticamento, come se ci fosse una stanchezza. Allora il riposo e il mantenimento dei ritmi, come dire, che vada sempre più o meno a dormire alla stessa ora. Certo. Esatto. Questo è molto importante. Una cosa da controllare è se il tic viene anche di notte, cioè quando il bambino è addormentato. Questo, nel caso, non è un buon segnale, è un segnale da riportare alla pediatra comunque. Okay. Quindi va osservato durante il sonno, Nicole. Va bene. Grazie per aver chiamato, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Adesso cambiamo un attimo argomento, o meglio, sfioriamo un attimo quello dell'educazione, perché Laura ci stava dicendo appunto come si educano i nostri figli perché smettano di arrivare nel letto. Sentiamo Katia e Angelo a proposito. Aspetta un attimo, le lascio questa... Cosa fai? Cosa stai facendo, scusa? Cos'è? No, beh, un premio. Siccome questa mattina è stata brava, si è lavata i denti senza battere ciglio, volevo premiarla. Ah, è questo il tuo metodo educativo? Bravo, Angelo. Un lecca-lecca. Ma che lecca-lecca, Ange? Se tu continui a dare ad Agata un premio ogni volta che lei fa il suo dovere, lei si sentirà autorizzata a fare le cose soltanto perché tu poi alla fine le dai il premio. Se invece tu la punisci quando lei sbaglia, allora capirà il senso del dovere. Hai capito? Stupido io che non ci ho pensato. Stupido tu che non ci hai pensato. E la prossima volta... Salve. Siete i genitori di Agata? Sì? Sì. Piacere, io sono la mamma di Diletta. Ah, piacere. Diletta è l'amica con cui gioca sempre Agata. Ah, sì, molto sì, lieta. Diletta mi diceva che Agata le prende sempre il ciuccio e poi lo butta via. Sì. E sono già 3 ciucci questa settimana. Lo so, guardi, d'altra parte io glielo dico sempre, noi glielo diciamo, l'educazione è fondamentale, vero? Allora, signora, semplicemente, allora, fosse per me, io domani mattina avrei con una scatola di 400 ciucci. Allora, Agata, cosa fa? Butta il ciuccio a Diletta, ce ne sono altri 400, anche di diversi colori. Però io e la mia compagna abbiamo deciso poco fa per un altro metodo educativo, più consono. Allora, adesso Agata esce, noi la portiamo a casa, la mettiamo sulla sua poltroncina di vimini. E le diciamo, adesso stai qui un quarto d'ora e rifletti su quello che hai fatto a Diletta. Noi nel frattempo, molto tranquillamente, prendiamo 2 spranghe di ferro e andiamo in camera di Agata, iniziamo a spaccarle, a sprangate la casa della Barbie, e le diciamo, la prossima volta che tu rubi il ciuccio a Diletta, io te la sfondo a calci quella casa, che tu impari a tenere le mani a posto. E rinforzo, eh? Bene. Se non va bene, le spacco il lecca-lecca sulle tempie. Voglio vedere se poi va avanti. Sempre il rinforzo. No. Apri sta porta che dobbiamo... Forse un po' è troppo esagerato. Però, insomma, Carlo, cosa pensi di questo, dell'angolo del pensiero, il famoso metodo usato... per far riflettere i bambini su quello che hanno fatto? Sì, io lo trovo un metodo sicuramente importante, perché quando combinano guai è perché fanno fatica a controllarsi. Allora, la cosa che ci fa controllare, che ci permette di controllarci, è il pensiero. Allora, è vero, non sono riusciti a pensarci prima, allora possono pensarci dopo. La volta prossima, nel momento in cui avranno esercitato il loro pensiero, potranno pensarci prima. Quindi sicuramente è un modo, è un sistema che può funzionare. Attenzione, c'è un'altra qualità di questa cosa. È anche il momento in cui il genitore può
pensare anche lui e si può quindi evitare di entrare in una lotta e ognuno può prendersi lo suo spazio per pensare e dopo se ne riparla con più calma insieme. Posso chiederti una cosa, ma è efficace anche con bambini così piccoli, con mal di sotto dei 2 anni? Io ho sempre avuto grandi dubbi. A me funziona, cioè io applico questa cosa, adesso te ne stai seduto un attimo, ma non credo che rifletta uno di 1 anno e mezzo, di 2, mamma mia che cosa ho combinato. È più il fatto della privazione della cosa che voleva o dell'allontanamento dal luogo del delitto che lo punisce, non è la riflessione, quindi quando sono piccoli piccoli. È quello di allontanarsi dallo stimolo, no? Sì, dall'oggetto del desiderio. Ci si allontana dal problema, lo si vede a distanza, anche soltanto il fatto di vederlo a distanza. E dopo si ritorna sulla cosa. Questo è una specie di prerequisito positiva del pensiero. La possibilità di vedere le cose da una distanza diversa. A quanti anni inizieranno a riflettere veramente? Ma lo puoi fare fin da subito in realtà, però ecco, secondo me dai 3 anni in poi. Di solito iniziano alla scuola materna, per esempio, a proporre questo genere di cose. Va bene. Allora, dato che venerdì volevamo consigliarvi alcuni appuntamenti a Putignano, in provincia di Bari, domenica a partire dalle ore 15 tutti i bambini sono invitati a salire sul Ludobus, un furgone carico di giochi giganti in legno realizzati a mano provenienti da tutta Europa. Oppure ad Asiago, provincia immagino di Milano. Giusto? No, dov'è Asiago? Provincia di... Bene, Bado, magari poi Vicenza, me lo scrivete la prossima Vicenza, volta. Credo. Vicenza, grazie, perché io sono ignorante, non so le province. Sabato 11 febbraio alle ore 18 presso l'osservatorio astronomico di Asiago si terrà il laboratorio per i bambini i colori delle stelle, un momento creativo durante il quale bambini e ragazzi potranno incontrare il misterioso mondo dell'astronomia grazie alla strumentazione d'avanguardia presente nel famoso osservatorio. E infine, forse, a Firenze, Vinci esattamente, ultima domenica per il famoso Carnevale dei Bambini, giunto alla 27esima edizione. Il pomeriggio sarà animato da sfilate in maschera, carri allegorici ispirati a cartoni animati, musica dal vivo e tante pentolacce in piazza ricche di premi per i più piccini. Poi c'è a Milano e a Roma, dunque a Roma da oggi a domenica propone un intero festival dedicato ai bambini, Ludica si chiama, ed è il primo festival italiano del gioco. A Milano, sabato e domenica, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Leonardo da Vinci, si terrà Uovo Kids, innovativo festival pluridisciplinare dedicato alla cultura e alla creatività contemporanea per i bambini, organizzato grazie alla collaborazione tra Uovo, progetto internazionale di promozione della creatività contemporanea, e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Ce l'ho fatta, non sono morta neanche questa settimana, quindi ci vediamo domenica sulla 7 per la diretta. Vi ricordo ovviamente che l'orario è stato cambiato, quindi saremo in onda alle 14. Detto questo, da qua fino a domenica potete continuare a scriverci sul sito, sulla pagina Facebook e chiamare, perché la nostra redazione è sempre aperta. Ciao, buona serata, grazie a tutti i miei ospiti. I'm gonna want the job. Nella puntata di oggi del Dottor